che quando si riesce a prendere il ritmo nella sciabola, questa arma portata così, gestita così rapidamente, quando si riesce a prendere il ritmo d'attacco è molto facile poi riuscire a toccare, quindi da qui la rabbia di Bazzazze che non ha completato questa azione. Ora Zappo che prende l'iniziativa, va sino in fondo, sino ad arrivare al match point, Luca, 14-5. Nella sciabola i commenti si fanno alla fine, come in tutti gli sport e come in tutte le specialità della scherma, però sin d'ora ti direi che un match così, senso unico, non era tanto prevedibile. Segna un attacco che lo ha in qualche modo riavvicinato ad Alberto, volerla dire. In modo un po' colorito ma efficace. Centropedale. In modo un po' colorito ma efficace. Centropedale. Appena appena tirato indietro il braccio, e quindi è anche in questo caso, vedete, è proprio il modo indietro il braccio, e quindi è anche questo colpo d'occhio. Perché si è evidentemente capito, soltanto per i meno attenti può essere sfuggito. Si è evidentemente capito soltanto. Zabo chiede il suo attacco, invece l'attacco è di Bazzaz e significa 14-10, Luca parziale di 4. Eccola qui, la quinta consecutiva di Bazzaz, che dal 14-6 si è portato a versare invece macina, macina. Macina ancora Sandro Bazzazze fino a portarsi a meno 1, 14 lo pizzica proprio Bazzazze. 14-13, ancora un match point per Zabo, ne aveva tantissimi a centropedata, ora esulta perché ha messo la punta in avanti. Ancora un match point per Zabo, ne aveva tanti. Necessario Provare a mettersi mettere pressione. la maschera, niente di fatto. Azione simultanea, dice l'arbitro. Il suo grande evento, ma restiamo con le immagini, gli occhi d'attenzione su questo Oh mamma. match che arriva alla parità, 14 pari. Che cosa ha fatto Bazzanti per la legge dei grandi numeri? Dopo Vediamo. 8 subite, una puoi metterla. Vediamo. Ha avuto il primo attacco di Bazzanti. Riparte Zabo. Sì. No, non Contrattacco di Bazzanti a segno. Bacio del suo coach. Incredibile. Sandro Bazzazze ribalta un match che sembrava completamente chiuso, finito, non ce lo immaginavamo a senso unico e infatti non poteva finire a senso unico. Lo ha vinto Bazzazze e rimonta, è lui il primo semifinalista del Luxardo 2023 che assalto Luca. Strepitoso, strepitoso, ha fatto una cosa incredibile Bazzazze, ma fra l'altro, cioè, non è che Zabo si è trovato cioè in situazioni tali da dire ha perso la testa, cioè perché poi le stoccate le ha tirate, però Zabo ha fatto delle cose Guarda di spaventose. sostanza del gruppo Georgia che festeggia non solo il gruppo Georgia ma anche qualche amico francese. Sandro Bazzazze fa parte della scuola del maestro Christian Bauer, la scuola di Orléans dove tanti campioni e anche super campioni della